Continua il 41esimo Pistoia Blues in Piazza Duomo. Ieri sera è stata la volta di Manuel Agnelli, il leader degli After Hours si è esibito sul palco del festival presentando i brani inediti del suo lavoro da solista in uscita a settembre, senza però lasciare delusi i fan che si aspettavano anche pezzi storici della band che lo ha reso celebre negli anni 90. Agnelli sul palco rappresenta l'essenza della vecchia guardia del rock, non per niente è il mentore nonché talent scout dei Maneskin, il gruppo italiano che sta scalando le classifiche musicali in tutto il mondo. Un progetto, quello di Agnelli, che arriva dopo La profondità degli abissi, uscito a dicembre 2021 per la colonna sonora del film Diabolik dei Manetti Bros e vincitore di un Davide di Donatello per la miglior canzone originale, categoria in cui il brano è candidato anche ai Nastri d'Argento 2022. Il concerto di Manuel Agnelli è stato arricchito da un live tweeting a cura di due narratori italiani, Sasha Naspini e Valentina Santini, amatissimi dal pubblico giovanile, che hanno commentato via Twitter i diversi momenti musicali del concerto. Un esperimento tra letteratura e musica che ha permesso di vivere passaggi più significativi attraverso i commenti dei due autori.